Avete mai fatto caso al timbro della vostra voce? Provate ad ascoltarvi e portate la vostra attenzione alla pronuncia delle parole. Sforzate la voce quando parlate o il vostro tono di voce vi consente di parlare senza sgolarvi o sforzare in alcun modo la gola. Solitamente quando si canta il daimoku si tende a snaturare il proprio timbro della voce. Sarà perché siamo sempre portati ad imitare. Sarà che alzando il timbro ci sembra di essere più presenti. Fatto sta che ciò causa uno dei disturbi più frequenti negli oratori, il mal di gola. Ho conosciuto anche persone che hanno smesso di invocare il daimoku perché rimanevano senza voce o il mal di gola li indisponeva a tal punto da rinunciare. Può sembrare una cosa di poco conto, ma vi assicuro che non lo è affatto. Gridare non è rilassante nemmeno per pochi minuti, figurarsi se lo facciamo per delle ore. Quindi il timbro della voce è di fondamentale importanza. Spesso si parte subito a sprombattuto, infischiandosene, se la propria voce è pronta per una vera e propria maratona. Dovete considerare la voce come un muscolo che ha bisogno di scaldarsi per funzionare appieno, altrimenti può essere pericoloso. Dopo aver controllato il vostro timbro di voce, facendo attenzione che l'altezza sia la vostra solita, riscaldate la voce durante il sansho, ossia i tre daimoku rallentati, ascoltando bene il timbro. Fatto questo, incominciate l'invocazione, cercando di non sforzare in alcun modo l'uscita della voce. Poco importa se non riuscirete a pronunciare in modo udibile tutti i suoni, l'importante è che non sforziate in alcun modo. Continuate così per qualche minuto e via via che il tempo passa, noterete che la vostra voce tende a scaldarsi e ad equilibrarsi al tono dell'invocazione, permettendovi di mantenere agevolmente il vostro timbro vocale. Fate molta attenzione a come i suoni escono dalla vostra bocca. Non dovete produrre il minimo sforzo, così come quando parlate tranquillamente con qualcuno. Non preoccupatevi, come vi dicevo, se all'inizio il non sforzarvi vi sembrerà uno sforzo ancora maggiore. Pazientate e vedrete di lì a poco come tutto andrà per il meglio. Imparate ad ascoltarvi, giocate con l'ascolto della voce, notando le vostre inflessioni. In questo modo avrete la possibilità di sentire anche il vostro umore. Quando siete tristi, il vostro daimoku tende ad essere tremolante e non preciso. Lo stesso avviene quando avete dei pensieri e non siete concentrati su ciò che fate. Portare l'attenzione ai suoni che producete vi permetterà di migliorare la qualità del vostro daimoku e, distraendovi dai vostri pensieri, sarà davvero un momento mistico che vi appagherà notevolmente. In Oriente dicono che il miglior modo per far quietare i pensieri è quello di concentrarsi sull'udito. Fate vostra questa saggezza orientale e provate. Logicamente le prime volte sarà più difficoltoso, ma il vostro impegno sarà certamente premiato se solo riuscirete ad impegnarvi. Il grande maestro Nissen Shonin ha detto: lo daimoku è il farmaco migliore e lo si assume tramite l'ascolto del suono della voce che lo invoca con cura davanti al mandala Go-Onzo. Invocate quindi lo daimoku nel raccoglimento e con fervore ed ascoltatelo con attenzione. Questo modo di praticare il Dharma risulterà indubbiamente difficile all'inizio, ma grazie alla perseverante invocazione che lo farà ne riceverà grandissimo beneficio. Il Sutra del Loto spiega: è grazie alla recitazione dello daimoku che le persone saranno salvate da grandi sofferenze ed angoscia.